stata la splendida cornice del Salone Borsellino di Palazzo Vermexio ad ospitare questa mattina a Siracusa la prima conferenza regionale di sensibilizzazione e promozione dell'allattamento al seno in città. I massimi esponenti dell'assessorato regionale alla salute e dei dipartimenti dedicati, ma anche del Ministero, dell'Unicef e dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale. Sono veramente contenta di essere oggi qui a Siracusa. La cornice è splendida, questo palazzo meraviglioso. Abbiamo scelto questo palazzo proprio perché non si dica che la regione è solo Palermo. Ci siamo spostati noi. Oggi facciamo il punto di quella che è un'attività che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni. La regione coordina il piano della prevenzione, che è un piano quadriennale. All'interno del piano della prevenzione è sicuramente quella che è la parte alimentare di allattamento, è una delle nostre punte di diamante. Noi abbiamo proprio verificato da questo studio che abbiamo fatto assieme all'Istituto Superiore di Sanità e assieme al Ministero come oggi l'allattamento è stato sempre più l'allattamento al seno sempre più meno utilizzato dalle donne per andare non ad un latte che sostituisce ma ad una formula. Io dico sempre che il latte delle industrie farmaceutiche è una soluzione che sostituisce. Allora noi vogliamo proprio far sapere intanto quella che è l'attività che abbiamo fatto, ma non vogliamo limitarci a questo perché sarebbe veramente sterile. L'attività fatta a noi serve proprio per far comprendere quelli che sono i benefici dal punto di vista della salute, quello sia per la mamma che per il bambino, quindi diminuzione di malattie croniche, la salute del bambino, quindi tutto quello che effettivamente è positivo. Quindi oggi per noi non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Cosa abbiamo fatto, ma soprattutto cosa vogliamo fare? La regione siciliana sta praticamente promuovendo una campagna di sensibilizzazione all'allattamento. L'allattamento come primo sistema di immunizzazione dei piccoli. Sì, l'allattamento al seno in realtà è molto di più di un sistema di prima immunizzazione. L'allattamento al seno rientra giustamente tra le attività prioritarie del nostro piano regionale della prevenzione. In realtà è un'attività del piano nazionale della prevenzione, perché il latte materno, a differenza del latte artificiale, a parte il fatto che ovviamente è gratuito, cosa che è importante da un punto di vista anche del tema delle diseguaglianze. Quindi, a parte questo, è importantissimo perché all'interno contiene tutta una serie di sostanze, cellule staminali, cellule antitumorali, ovviamente anticorpi, tutti quegli elementi essenziali affinché il bambino, il neonato, possa crescere con un minore rischio di incorrere in patologie croniche non trasmissibili, quali il diabete, quali l'obesità, quali le patologie cardiorespiratorie. Quindi parliamo di una delle principali attività del nostro sistema, del nostro piano regionale della prevenzione. Facciamo attività che non sono soltanto quelle della divulgazione e della sensibilizzazione. Stiamo anche ovviamente portando avanti tutta una serie di attività quali la formazione degli operatori dedicati, perché purtroppo abbiamo constatato che la Sicilia, che negli anni 50 era invece tra le prime regioni d'Italia come percentuale di allattamento al seno, da quando poi è diventato di moda allattare artificialmente e poi invece si è ripresa questa pratica, purtroppo adesso è tra le ultime regioni. Ed è veramente un peccato, perché la Sicilia, come lei ricordava, ha una grande tradizione delle cosiddette anche mamme di latte, cioè di donne che prestavano il latte materno alle altre mamme che non ne disponevano. Per quanto riguarda anche la donazione della la banca del latte materno, ecco, come siamo messi dal punto di vista regionale? Allora, siamo messi male da un punto di vista numerico, perché attualmente abbiamo solo una banca del latte presso l'ospedale Buccheri La Ferla a Palermo, ma stiamo lavorando proprio anche per questo. Quindi intanto ci sono tante organizzazioni no profit che si stanno dando da fare per organizzare nel loro piccolo, per dare dei contributi, ma noi stiamo cercando di in qualche modo strutturare il concetto di banca del latte
latte presso gli ospedali, che possano diventare ospedali amico del bambino. Tra gli obiettivi del Ministero per sensibilizzare le donne a ripristinare la buona pratica dell'allattamento al seno? Allora, innanzitutto il monitoraggio, perché chiaramente che non è da parte delle donne, però è da parte delle istituzioni, perché conoscere i dati significa anche poter intervenire a livello più mirato e anche più personalizzato. Poi naturalmente solidificare, rendere più solide le reti che si sono create nel tempo, è molto importante anche proprio intervenire sulla società civile. Poi naturalmente la nostra comunicazione, che insomma nel corso degli anni è stata abbastanza seguita, e fare riferimento ai documenti. E vanno sensibilizzati molto anche i medici e i pediatri, perché ci sono molti documenti sui quali possono indirizzare le donne che magari smettono di allattare perché pensano che non possono più prendere un determinato farmaco oppure devono fare degli accertamenti. È molto importante. Quindi l'informazione alla base della sensibilizzazione? Sì, esatto, la comunicazione è importantissima. È importante anche, come ho detto nella relazione, che venga favorita la pratica dell'allattamento anche nei luoghi pubblici e negli uffici, nei luoghi di lavoro, perché le donne diventano esse stesse testimonial, e quindi vedere una donna che allatta è un esempio per le ragazze, per gli altri cittadini, che quindi conoscono anche meglio questa pratica. Effetto domino positivo. Effetto domino positivo, sì. Si perde nella notte dei tempi il consiglio a tutte le puerpere di allattare i propri bambini. D'altronde il cartellone che ha alle sue spalle ci aiuta in questa intervista, perché il latte materno è il primo immunizzante naturale. Senza ombra di dubbio, perché l'alimentazione materna, quindi l'allattamento al seno, è senza ombra di dubbio la cosa più essenziale, perché la sostanza che la mamma dà al bambino sicuramente non solo lo immunizzano, ma sicuramente aumenta il quoziente intellettivo, ed è una vera ricchezza, perché la prevenzione principalmente si basa sulla capacità di immunizzare l'essere che è appena nato. Ma la cosa più fondamentale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta battendo è proprio che si è visto che non allattare i bambini ha inciso molto sulla mortalità, tant'è che nei primi 5 anni, non avendo l'allattamento, 852.000 bambini possono andare incontro a decessi. E quindi sicuramente è un movens senza ombra di dubbio cercare di sensibilizzare gli operatori del settore affinché incitano le mamme ad allattare. Anche perché per un duplice aspetto, sia per il benessere del bambino, perché come abbiamo detto c'è l'immunizzazione, ma soprattutto anche per la mamma, per la riduzione dei tumori al seno, anche perché quando la mamma è in gravidanza c'è anche un concetto dell'incremento ponderale, e con l'allattamento smaltisce la gestante, la puerpera, e il problema del suo peso. Ma la cosa fondamentale è anche perché riduce i problemi della salute del bambino, le dissenterie, le otite, le polmonite, cioè tutta una serie di eventi che sono senza ombra di dubbio fondamentale per il benessere del bambino stesso. E poi che l'allattamento al seno aiuta anche gli operatori in reparto, visto che potete da subito consentire l'allattamento rispetto a quella artificiale. Noi abbiamo cercato di sensibilizzare, perché il fatto stesso di non staccare il bambino dalla mamma, quindi il cosiddetto rooming che noi effettuiamo, il contatto appena nato il bambino, di essere vicino alla mamma, fa sì che questo binomio mamma-bambino non si stacchi e possa così avere la continuità. Addirittura noi abbiamo col dottore Tirandello effettuato anche una stanza dell'allattamento per le puerpere, proprio per cercare di dare quel quid in più, dare la possibilità al bambino di essere quanto più sempre vicino alla mamma. Il territorio di Siracusa si sta attrezzando per incentivare questa forma di nutrizione attraverso l'allestimento di un tavolo tecnico presieduto dal primario di ginecologia e ostetricia a Bucolo.
sì, esattamente. Sì, il latte materno è il primo vaccino, il vaccino naturale, è quello che permette il passaggio degli anticorpi dalla mamma, che specialmente se è immunizzata per particolari patologie. Noi promuoviamo anche la vaccinazione durante la gravidanza, proprio per questo effetto, perché c'è un passaggio di anticorpi dalla mamma al feto e quindi il bambino nei primi mesi di vita è già protetto, perché sappiamo che la prima vaccinazione viene fatta al 61° giorno, quindi ci sono due mesi di scopertura che noi combattiamo. Infatti facciamo anche le vaccinazioni ai nonni, promuoviamo questo tipo di vaccinazioni che ha un effetto cocoon, c'è un bozzolo attorno al bambino. Ecco, e se il bambino è protetto dal latte materno, ovviamente il rischio è sempre più basso. Quindi veramente stimoliamo all'allattamento al seno, che sembrerebbe una cosa naturale, ovvia, no? Eppure tutte le nostre sovrastrutture umane fa sì che anche oggi abbiamo articolato una giornata su talmente tanti punti, no, dell'allattamento, sia in termini di promozione dell'allattamento, ma anche nel termine della protezione, della tutela della donna che allatta, che anche questo è un argomento fondamentale. Forse la gente ignora anche che ha dei diritti legali per poter eseguire questa forma di allattamento. Assolutamente, assolutamente, c'è una protezione lavorativa e comunque anche sociale, ecco, che è quella che poi alla fine comunque dobbiamo anche promuovere. Una donna che allatta è un momento di meraviglia. È l'unica nudità che non fa scalpore. Assolutamente, assolutamente. Per favorire l'allattamento, per incentivare le donne che spesso sono impegnate a correre, anche un tavolo tecnico presieduto da Antonio Bucolo, che è il primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Umberto I. Che è anche il capo dipartimento materno-infantile e che ovviamente abbraccia non soltanto l'ospedale ma anche i consultori, perché è vero che adesso la politica attuale, la policy aziendale o la policy generale, quella del ministero, fa sì che la donna quando esce dal sala parto è convinta di allattare. Purtroppo ci sono i problemi che vengono dopo, quindi c'è molto spesso un'interruzione dell'allattamento nei primi mesi di vita. Ecco perché l'integrazione col territorio e quindi il tavolo tecnico attorno tutti gli attori per dare proprio un proseguo, perché i primi 1000 giorni sono quelli proprio fondamentali. Il latte materno serve soprattutto agli immaturi e ai prematuri? Beh, il latte materno serve a tutti e quindi serve anche in tante patologie di bambine anche a termine, vedi le forme di allergia grave per esempio, però ormai è risaputo, ma gli studi confermano tutto quanto, che il latte materno serve al bambino prematuro perché previene parecchie patologie e stimola il sistema immunitario. Questo cosa sta comportando? Sta comportando un'attenzione da parte di noi operatori per favorire sempre più la presenza del latte materno nei reparti di terapia intensiva per i bambini prematuri, anche per i prematuri estremi, perché sappiamo che sotto alla 32ª settimana sono prematuri estremi. Questo cosa vuol dire? Che tutti i reparti di neonatologia sempre più si stanno attrezzando di sistemi di pastorizzazione e quindi anche costruire il programma di donazione del latte materno selezionando le mamme qualora la mamma propria non ha il latte, e soprattutto stimolare le mamme dei nostri bambini già sin dal primo giorno dopo il parto stimolare il seno e vedere di produrre il proprio latte. Questo non vuol dire il fatto che nasce un bambino prematuro che una mamma non possa dare il proprio latte. Anche le mamme dei bambini prematuri possono dare una buona fornitura di latte al proprio figlio. Noi abbiamo il sistema di conservazione, quindi possiamo congelarlo fino a 6 mesi oppure darlo fresco, tirato con i nostri, si chiamano mastosuttori, comunque sono i comuni tiralatte, però più tecnologici per i nostri reparti e per favorire anche il massaggio della mammella, proprio per stimolare sempre più il latte. Quindi l'altra operazione che si sta cercando di fare in tutta Italia è l'apertura di banche del latte, che vuol dire che una mamma che ha una buona produzione può donare anche per le mamme dei bambini prematuri che non hanno il latte. Il latte viene poi conservato, pastorizzato,
conservato e quindi le speranze sono quelle che nei reparti di terapia intensiva non si usino più i latti formulati e usare il latte fresco della propria mamma o di mamma che ha donato. Le mamme che fra virgolette soffrono un disagio perché hanno per esempio i piccolini ricoverati anche in un reparto di terapia intensiva prematuramente, diventano alquanto sensibili verso le tematiche della salute, quindi forse è anche un modo per farle sentire utili per le altre mamme. Sì, sicuramente, noi ormai abbiamo l'apertura 24 ore su 24 per le mamme in terapia intensiva, quindi loro possono entrare, è chiaro che la notte consigliamo sempre un po' di riposare, però durante il giorno le mamme possono venire a qualsiasi ora e spesso nascono delle solidarietà fra di loro, ecco, noi lo vediamo, bambini di un chilo, che, mezzo chilo che stanno da noi 3-4 mesi, poi alla fine nasce una confidenza che è bella, interessante, è una bella solidarietà non solo fra genitori ma anche con noi, spesso vanno via che ci diamo anche del tuo, ecco, cioè questa si crea un'allegra comitiva. Allegra comitiva, sì, però finalizzata proprio a portare all'essere questi bambini che rischiano tantissimo proprio per la loro condizione. Ringraziamo il primario, ci segue in postazione il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che è venuto a dare i saluti a nome della città a questa prima conferenza regionale per l'allattamento al seno. Sempre di più Siracusa si eleva nel panorama regionale italiano come capitale dell'infanzia. Sì, capitale dell'infanzia, mi piacerebbe che fosse anche capitale della formazione e della divulgazione. Tra l'altro oggi si parla di alimentazione, noi tutti sappiamo quanto il tema della nutraceutica, ovvero della capacità di curarci solo attraverso un'alimentazione sana, stia diventando argomento preponderante del dialogo e della ricerca scientifica negli ultimi anni. Oggi parliamo del primo alimento, quello più naturale, il latte materno, ed è giusto che non solo gli esperti e gli addetti ai lavori, ma anche le famiglie, le nuove e future mamme sappiano di quanto è importante, di quanto l'alimentazione con il latte materno possa cambiare poi la qualità della vita e la salute dei piccoli cittadini del domani. L'allattamento al seno annulla anche le diseguaglianze, quindi grazie all'allattamento al seno le mamme sono poste tutte sullo stesso piano, da qui l'esigenza appunto di fare comunità. Assolutamente, l'allattamento è uno strumento molto importante nella lotta alle disuguaglianze, non solo per le mamme ma anche per i bambini e per le famiglie e la società in generale, quindi rispetto al passato hanno un'opportunità in più per partire tutti quanti allo stesso livello, quindi indipendentemente dallo stato sociale della famiglia, dove vivono, il livello di istruzione, insomma tutte queste sono azzerate proprio perché possono partire alla meglio. Ecco perché l'UNICEF, che garantisce i bimbi proprio per la loro qualità di bambini, di infanti, promuove questa formula di nutrizione privilegiata e naturale. Certo, l'UNICEF è impegnata da tanto tempo su queste tematiche e quest'anno celebriamo i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia, quindi un anniversario molto importante per noi, proprio perché questo momento dei 1000 giorni, questi momenti, insomma, quindi la gravidanza e i primi 2 anni di vita del bambino, possono essere un trampolino di lancio per costruire un patrimonio di salute che dura tutta la vita. Mettere tutti i bimbi nelle stesse condizioni già dalla nascita attraverso la prima forma di nutrizione, che è quella dell'allattamento al seno, e questo l'obiettivo di questa campagna di sensibilizzazione? Sì, e questo perché è molto importante, come abbiamo ascoltato, oltretutto noi in Sicilia siamo il fanalino di coda, quindi è necessario fare tanta prevenzione e tanta informazione. A questo scopo noi come UNICEF abbiamo un progetto, il Baby Pit Stop, cioè dei posti in cui le mamme possono allattare. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, il primo Baby Pit Stop è stato istituito a Pachino, a Marzamemi, nella piazza del paese, la piazza Regina Margherita. Abbiamo qui la responsabile
disabile, che voi sapete come durante il periodo estivo Marzamemi da 800 abitanti diventano 10.000 abitanti e come tanti turisti hanno un momento, soprattutto le mamme, da allattare i bambini per proteggere i bambini. Altri ne abbiamo istituito anche, un altro istituito a Noto, un altro si deve rifare al centro Archimede perché era fatto coi papiri e quindi lo stiamo ristrutturando, un altro ancora abbiamo presso la Garderie e l'ultima è sorte a Portopalo di Capopassero. Dottoressa De Luca, allestire un luogo accogliente, confortevole e discreto per allattare i propri bambini è possibile? È possibile in una piazza pubblica, è possibile in un centro commerciale, è possibile anche in una scuola, perché non dimentichiamo, in un ufficio? Sì, certo, noi come prima esperienza abbiamo allestito un baby pit stop a Marzamemi in piazza, lì dove i turisti e tutte le mamme hanno bisogno di trovare lo spazio per cambiare i propri bambini. L'abbiamo fatto nel 2015. Abbiamo chiesto alla Chiesa un po' lo spazio disponibile che aveva più vicino e più vicino diciamo agli spazi frequentati dai turisti e lì abbiamo messo delle poltrone comode per le mamme dove possono allattare, dei ventilatori giustamente perché non era un posto condizionato, un bagno sempre pulito, igienizzato con i presidi medici per le donne in gravidanza e per i bambini che si stavano preparando allo spannolinamento e dopo c'era un fasciatoio per il cambio del bambino, ma anche dei presidi per poter contro le sbucciature, contro le cadute, oppure dei presidi che le farmacie ci fornivano per poter preparare magari qualcosa di alimento per il bambino, quindi magari un omogeneizzato o qualcosa insomma del genere per il bambino. La Sicilia ha proposto un tema di grande attualità perché si stava perdendo quella che per noi era una grande tradizione, quella dell'allattamento al seno. Abbiamo voluto questa campagna, che è la prima tra le campagne che sono state lanciate all'assessorato regionale alla salute, le altre sono state quelle contro le malattie a trasmissione sessuale, per sostenere la donazione degli organi, per sostenere la donazione del sangue e per gli screening oncologici obbligatori. Però si è voluto iniziare, secondo me, da un tema di straordinario impatto morale, che è il ricordare a ciascuno che l'allattamento al seno costituisce la prima tra le prevenzioni possibili ed è anche il maggior e più importante nutrimento perché quello offerto dalla natura. Noi abbiamo registrato attorno a questo tema un'attenzione che francamente ci ha anche sorpreso, perché è stata in tutta la Sicilia molto forte e che ha consentito al Ministero di poter utilizzare anche alcune delle nostre tematiche per farle diventare di interesse e di rilievo nazionale. Una Sicilia abituata un po' troppo spesso a essere considerata ultima, sul tema della prevenzione ha l'ambizione di essere destinata a diventare prima. Banche del latte all'interno degli ospedali, una proposta? Ho letto, so che è emersa dal dibattito, ho chiesto alla Direzione Generale del Dipartimento di poterla anche sostenere. Noi dobbiamo sapere essere avanguardia e nell'essere avanguardia non dobbiamo avere il timore di essere anche un tantino attenti a tematiche che magari altrove non sono considerate come una priorità e invece per noi possono diventarlo. Intervenuto per concludere i lavori della prima conferenza regionale per la sensibilizzazione all'allattamento al seno, l'assessore Ruggero Razza, assessore regionale alla salute, ci ha dato qualche informazione in più sulle sorti dell'iter del nuovo ospedale del capoluogo Aretuseo. Sentiamolo. Ne abbiamo parlato molto durante quest'estate. Io avevo assunto l'impegno di aumentare la dotazione economica e di fare in modo che si potesse attingere a un aumento dei posti letto, così come mi era stato richiesto anche da tutti i rappresentanti delle forze politiche. Stiamo andando in questa direzione e per ora voglio evitare che su questa tematica possano esservi attenzioni che magari mettono a pregiudizio il lavoro che si sta facendo. C'è un'intesa anche di natura politica che era stata assunta, la stiamo portando avanti con impegno. Io per primo ho già depositato alla Giunta di Governo una proposta di delibera che va nella direzione degli impegni che erano stati assunti.